AIAP, Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio. Abbiamo con noi la presidente della sezione Toscana, Umbria e Marche, l'architetto Tessa Matteini. Architetto, di cosa si occupa la vostra associazione? AIAP è un'associazione che si occupa di architettura del paesaggio e riunisce i professionisti che si occupano di architettura del paesaggio in Italia. Un'associazione che è nata nel 1950 e che raccoglie appunto i paesaggisti di tutte le regioni italiane. Il paesaggista è quel professionista che si occupa di piano e progetto di spazi aperti a tutte le scale di spazio e di tempo. Insieme alla provincia di Pesaro Urbino e alla riserva naturale statale della Gola del Furlo avete organizzato una serie di incontri per due giorni, 7-8 marzo appunto, sia alla riserva che a Cagli, al Teatro di Cagli. Volevo sapere quali sono le principali considerazioni che sono emerse da questo incontro che ha appunto come titolo Paesaggi e Archeologie. Paesaggio e archeologia è il tema del 2013, questa è la coda del 2014 che AIAP ha scelto per la valorizzazione, per la promozione del paesaggio italiano. Quindi archeologie come diverse categorie di lettura del paesaggio, dalle archeologie industriali alle archeologie classiche, medievali, contemporanee. Le due giornate hanno appunto lo scopo di mostrare tutte le possibilità di confronto che il paesaggista e il progettista in genere, perché molti sono i progettisti intervenuti, ha con le archeologie. Direi che il bilancio è molto positivo, le giornate si sono articolate in un seminario tecnico, in un convegno tematico e in visite guidate ai luoghi delle archeologie del Furlo. Lo scopo è quello di sensibilizzare i progettisti, perché in particolare coloro che intervenivano al convegno e al seminario sono professionisti iscritti all'ordine degli architetti e degli agronomi, quindi che si occupano in generale di paesaggio con sguardi disciplinari diversi, di sensibilizzarli appunto sugli aspetti archeologici del paesaggio. Aspetti archeologici che sono stati esplicati meglio anche con visite guidate anche sul posto, sia lungo la via Flaminia della Gola del Furlo e anche al Ponte Maglio qua a Cagli. So che anche c'è una mostra ospitata all'interno della chiesetta di Santa Maria delle Grazie, mostra all'interno della quale cosa possiamo trovare? La mostra raccoglie una serie di esperienze progettuali e di ricerca sul tema del paesaggio delle archeologie. È stata esposta la prima volta l'anno scorso a Napoli al convegno nazionale di AIAP su paesaggi e archeologie, dedicata appunto alla lettura e alla cultura dei paesaggi archeologici. Quindi è possibile trovare tutta una serie di esperienze fatte da soci, ma anche non soci, comunque in generale professionisti che si occupano di paesaggio e che hanno lavorato su paesaggi archeologici, nel senso più ampio del termine. E la mostra fino a quando è visitabile e in generale dove possiamo trovare le vostre attività, le vostre iniziative che sono appunto sia per esperti del settore che per curiosi che vogliono saperne di più di paesaggio e di archeologia? La mostra è aperta nei due giorni dell'evento, quindi però sarà esposta per esempio il 25 marzo a Genova e gira comunque l'Italia, quindi è stata esposta in diverse occasioni, per cui la potete trovare anche sicuramente nei prossimi mesi in altre locazioni. E per quanto riguarda l'attività di AIAP e la mostra nello specifico, tutto è disponibile sul sito di AIAP, dove trovate tutte le informazioni necessarie. Bene, grazie mille e buon lavoro. Grazie, credo che ce ne sia bisogno.